sai, messo nel caffè che ho bevuto su da te. C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Bentrovati con il caffè di TRG, questa nuova rubrica che, come di consueto, il martedì parla di previsioni meteo. Non le facciamo noi, le facciamo ovviamente con degli esperti, e stamane è con noi in collegamento Fabio Pauselli di Umbria Meteo. Buongiorno Fabio, grazie per essere di nuovo con noi come ogni martedì. Fabio, buongiorno. Che cosa dobbiamo attenderci, Fabio, da questa settimana? Dacci una breve anticipazione prima dello spot. Allora, questa settimana sarà una settimana calda. E alternanza di sole e nuvole, però fondamentalmente da oggi in poi le temperature saliranno anche sopra 20 gradi. Ecco, allora torniamo subito dopo lo spot con un approfondimento proprio sulle previsioni per questa nuova settimana, tra poco. Top Life dal 1990, centro e produzione materassi. Ora è anche centro del divano in un nuovo e unico punto vendita a Gubbio in via Pitagora 20. Lieve, Misia, Rugiada, Viva. Benessere per te e per l'ambiente. Solo da Consauto è in regalo la card soccorso stradale con ogni revisione. Dunque in collegamento con Fabio Pauselli di Umbria Meteo, al quale lasciamo la parola per capire che settimana in meteo, per quanto riguarda il meteo, dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni. Fabio, a te. Sì, allora partiamo subito dalla situazione attuale, che vede l'Italia protetta da un'alta pressione che garantisce condizioni atmosferiche stabili, cielo sereno praticamente da nord a sud. Solo ad ovest iniziano ad arrivare un pochino di nubi generalmente stratificate appartenenti ad una saccatura atlantica, una perturbazione che sta avanzando da ovest verso est dalla Spagna. E vediamo anche un attimo le temperature attuali delle 8, vedete che rispetto a ieri sono un pochino più alte, diciamo ieri abbiamo avuto probabilmente le ultime gelate della stagione, adesso non vorrei essere troppo ottimista, però in linea di massima dovrebbero essere le ultime gelatine, diciamo, della stagione. Questa mattina le temperature sono alzate di 2-3 gradi, da domani aumenteranno ulteriormente perché anche un po' di nuvolosità notturna, oltre ai venti sudorientali, favoriranno questo rialzo termico. Andando avanti, vedete quello che vi ho detto poco fa, l'Italia protetta dall'alta pressione che è più o meno centrata tra l'Adriatico, i Balcani e la Polonia, mentre ad ovest è questa saccatura, questa area di bassa pressione che vede aria fredda che scende verso il Portogallo e verso il Marocco, ed aria calda che risale dall'Algeria verso il Mediterraneo occidentale. Piano piano questa area di bassa pressione avanzerà verso l'Italia, e però non ci prenderà in pieno perché, come vedremo tra poco, allora un attimo che vi faccio vedere intanto la situazione attuale a livello sinottico, quello che vi dicevo, l'alta pressione che va dalla Polonia, i Balcani, l'Italia, e questa grande e vasta area di bassa pressione che avanza verso l'est. Quest'area di bassa pressione però non riuscirà ad entrare in maniera diretta sull'Italia perché l'alta pressione resisterà. Come vedete infatti perderà forza e vedete che tenderà a staccarsi dal flusso occidentale nord atlantico ed infossarsi verso l'Algeria. Quindi praticamente dall'alta pressione verrà deviata verso sud. E quindi andrà a interessare soprattutto l'Algeria, la Tunisia, poi procederà verso il Mediterraneo orientale.
E questo è, come dicevo prima, quel fattore che ci garantirà condizioni generalmente stabili per tutta la settimana e temperature in rialzo, perché naturalmente anche se questa bassa pressione passerà, diciamo, a latitudini più meridionali, porterà, diciamo, correnti sudorientali verso l'Italia, correnti quindi abbastanza calde che faranno aumentare le temperature. L'unico disturbo sarà un aumento di nuvolosità, soprattutto, ecco, un pochino nelle prossime ore, soprattutto nella giornata di domani, poi ricaleranno un pochino, poi riaumenteranno, quindi sarà un via vai di nubi, ma ecco, linea di massima, diciamo che comunque il sole tenderà a prevalere sulle nubi e comunque queste nubi non porteranno precipitazioni. E poi, ecco, nei giorni successivi, andando verso il clou pasquale. Ecco, perché la settimana di Pasqua, vogliamo sapere se sarà una Pasqua piovosa oppure dobbiamo aspettarci un bel sole, speriamo. Diciamo che abbiamo una notizia positiva e una un po' meno positiva, nel senso che, come vi dicevo prima, questa bassa pressione tenderà ad allontanarsi verso est. Però ecco, dal fine settimana naturalmente le correnti da sud-orientali tenderanno a diventare orientali e quindi molto probabilmente diciamo sulla sponda anche della sponda orientale dell'alta pressione avremo una discesa di aria fredda verso i Balcani e ci interesserà marginalmente anche a noi. Quindi avremo correnti orientali che in linea di massima manterranno una Pasqua, una Pasquetta generalmente soleggiato, quindi il sole l'avremo, quindi nessuna pioggia particolare. Qualche nuvola, qualche precipitazione potrà essere sull'Adriatico, che sono naturalmente le regioni adriatiche meridionali un pochino più esposte a correnti fredde nord-orientali. Però ecco, il lato negativo è che le temperature calde che vedremo soprattutto, ecco, venerdì sarà probabilmente la giornata più calda, con temperature quasi ovunque sopra i 20 gradi, anche 25 gradi in alcune città centri urbani umbri. E ecco, dal giorno di Pasqua le temperature caleranno anche abbastanza sensibilmente. I modelli attualmente danno, ecco, se poi andiamo avanti lo vediamo anche meglio, questa è un'animazione che ci mostra il flusso di correnti fredde e il calo termico che avremo tra venerdì e, diciamo, il lunedì. Ripartiamo, ecco, appena riparte, ecco, l'animazione parte da venerdì, vedete che da venerdì le correnti ancora sono sudorientali, calde, poi piano piano diventano orientali e da sabato, soprattutto da sabato sera e domenica, inizia a fluire aria fredda. Aria fredda da nord-est con correnti con tramontana che naturalmente farà calare le temperature. Questo passaggio, come vedete, questa è la giornata di martedì, questo passaggio sarà molto veloce perché prenderà precisamente proprio Pasqua e Pasquetta, però ecco, questo calo termico sarà abbastanza sensibile. Ripeto, in queste carte lo vediamo anche, secondo me, un pochino sovrastimato come calo termico, però sicuramente sarà sensibile rispetto alle giornate di venerdì, quindi probabilmente scenderemo anche di 7-8 gradi rispetto a venerdì entro lunedì di Pasquetta. Ecco, però non ci saranno precipitazioni, almeno questo ci consola. No, diciamo che le precipitazioni, se ci saranno, ecco, ripeto, sulle regioni adriatiche, quindi parla sotto Marche, sotto Abruzzo, e qualcosina forse in Appennino, ma per precipitazioni intendiamo qualche goccia, qualche fiocchetto di neve in montagna, ma proprio veramente sporadico. Ecco, a proposito di fiocchetti, vi proponiamo proprio un breve video di questi fantastici timelapse che sono realizzati proprio da Umbria Meteo, che trovate nel portale Scenari Digitali, che parla proprio di una neve in Appennino. Siamo a Castelluccio di Norcia, vediamo alcune immagini.
Ecco dunque, questo è un nuovo timelapse di scenari digitali. Fabio, ancora a Castelluccio c'è qualche fiocco di neve anche se siamo ad aprile? Sì, diciamo che dopo un gennaio, soprattutto un febbraio molto stabile, abbastanza caldo, poi da marzo le cose sono cambiate, soprattutto grazie a, diciamo, un vortice polare che è andato allentando la propria intensità, e quindi abbiamo avuto una serie di situazioni anche abbastanza fredde, comunque tipicamente invernali, ecco, che sono arrivate praticamente fino ad inizio aprile. E quindi ancora qualche nevicatella ci sta, ecco, come abbiamo detto, qualche fiocco sarà possibile anche tra Pasqua e Pasquetta, ma ecco, veramente saranno le ultimissime per questa stagione. Ecco, ricordiamo anche, Fabio, che cos'è scenari digitali e che cosa sono questi time lapse, queste danze di nuvole che vediamo in questi video davvero suggestivi per chi magari non ci ha mai seguito, per chi non ci conosce. Sì, in pratica sono telecamere, sono immagini webcam che sono messe in sequenza e animate, come, ecco, facciamo con un'animazione satellitare. Naturalmente queste animazioni possono essere più frequenti oppure allungate per lunghi periodi, per brevi periodi, quindi danno l'idea del movimento e quindi, ecco, dell'andamento stagionale, comunque dell'andamento atmosferico. E questo è che queste, diciamo, webcam e queste telecamere le abbiamo, diciamo, dall'Abruzzo fino alle Alpi, quindi abbiamo numerose, diciamo, situazioni in cui mostrare queste bellissime immagini. Ecco, i curiosi dove vi possono trovare? Avete un canale YouTube, immagino. Sì, il canale YouTube, oltre al canale internet, scenari digitali, appunto, YouTube. Bene, allora noi, Fabio, ti ringraziamo, vi invitiamo a seguire proprio scenari digitali e questi fantastici timelapse. Grazie, Fabio, per esserti collegato con noi come ogni martedì. Buona Pasqua anche a te, grazie per il tuo contributo. Vi ricordiamo il numero WhatsApp di TRG al quale potete inviare le immagini delle nevicate se siete a Norcia oppure di altri bei fenomeni atmosferici che magari vi colpiscono. Potete farlo al 331 1330 800, foto o video WhatsApp, noi li trasmetteremo in diretta nei nostri appuntamenti con il caffè, lo ripeto, 331 1330 800. È tutto per questa edizione del TG Mattino e del caffè di TRG, che torna puntuale domani mattina alle 7:30 in punto. Grazie a tutti voi per averci seguito, una buona giornata. Ma cosa hai messo nel caffè? Ho bevuto su da te, c'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, che l'amore che non c'era adesso c'è.